Salve a tutti ragazzi e ben ritornati nel canale di ToxiGamer88. Oggi siamo qui con Far Cry 4. Allora, nell'ultima puntata ci eravamo lasciati che avevamo finito la missione di Saballamite, entrambe, quelle libera gli ostaggi e poi libera persino l'avamposto. Mentre oggi volevo fare un qualcosa di diverso. Innanzitutto riforniamoci, vendiamo tutto l'ambaradam. Ok, via. Via. Non c'è un tasto per vendere tutto. Ah, vendi subito. Prepara siringhe, cazzate varie. No. Comunque, allora compra e personalizza. Corazza. Questo non ho capito se è consumabile, ma credo proprio di sì. Armi secondarie, no. Avevo comprato anche un bel fucile da cecchino e lo voglio provare. L'F1 lo voglio. Cioè, anche se è meno precisa, non so perché mi piace come arma. Mi ricordo un gioco, Onimusha 3, dove nel filmato introduttivo utilizzavano quest'arma e mi è sempre piaciuto. Poi il Predator lo voglio anche. Le munizioni ce le ho tutte, le map. L'acquisto, per forza. Sì. 80.000, noi ne abbiamo 202. Vabbè, le prendiamo dopo alcune. Bando alle ciance. Anzi, posso personalizzare le mie armi qui direttamente. Vediamo. Come faccio a cambiarle? Non lo so, maledizione. Utilizziamo il vecchio metodo. Sandman non mi interessa. Lo Stormer costa un fottio di soldi. Personalizza. Va bene così. Vediamo. Va benissimo, ok. Cominciamo subito. Dove cazzo si esce, maledizione? No, già missione salvataggio. Non me ne frega assolutamente niente. Via. Voglio andare un pochettino a caccia di flora e fauna. Allora. Ah, qui c'è il girocottero. Beh, volevo liberare anche la torre. E quindi, siccome sono bravo, prendiamo il girocottero. Andiamo a liberare la Torres. Qualche torre ve la faccio vedere, sperando. Che cazzo è successo? No, dai, ci siamo persi tutta l'azione. Ci conosciamo? Amico, sono la cavalleria io. Stavo per dare uno spettacolo che neanche Clint Eastwood. Sono Herc, ho sentito di te. In giro a spaccare culi a tutto andare. Spacca culi, quindi eccomi qui perché con me e te insieme il Sentiero d'Oro non avrà nessuno scampo. Beccatevi questo. Noi siamo il Sentiero d'Oro. Amico, io non capire cosa tu dire. Io non parla la tua lingua. Forse intendevi dire che l'armata reale non avrà scampo, sai? Noi siamo il Sentiero d'Oro. Cazzo, davvero? Ecco perché mi guardavano tutti male per le cose che dicevo sul Sentiero d'Oro. Ora si spiegano molte cose. Ok, dai. Nuovo piano. Cavalleria preventiva. Esatto, se ti serve aiuto, mi chiami, arriviamo e ti aiutiamo. Io e i miei... Amichetti. Del Sentiero d'Oro, esatto. Tu e io, la nuova versione dei fratelli Tatu, un sogno che si avvera. Dai che spacchiamo! Siamo già culo e camicia, tutto vero, te la sei presa un po' comoda, ma l'hai capito e per questo ti rispetto. Ci annusiamo in giro allora, ok? Spacchiamo per il Sentiero d'Oro! Ok, allora. Infatti, qui l'unica cosa che si annusa è la droga in quantità industriale, ma comunque.
Vabbè, non mi interessa, getta la mercenale, vaffanculo. Allora, sali, scendi e spari. Perfetto. Allora, quella cazzo di torre. Eccola qui. Andiamo. Ma se l'obiettivo è salire in cima alla torre, con questo ci dovrei poter arrivare senza problemi. Ottimo, che abbassa, non c'è il Pantazius. Cioè, il quel divertimento dove stiamo aspettavo. Mi fanno arrivare in un punto. Buon per me. Così non perdiamo tempo e andiamo subito a caccia di flore. Guarda, non ce l'ha modo di... Attenzione, Cristoforo Colombo. Mamma mia. Vedete che mi ci ho sempre... Ok. Avvincente. Dirottiamo il segnale. Buon per me ragazzi, almeno vi evito sessioni di gioco molto noiose. Casa di Pravin. Pravin. Dalla tristezza. Lontana dalle tigri. Abilità. No. Questa no. Questa mi può servire, ricarica per un attimo. Va bene così. Non c'è più nessuno, va bene. Andiamo. Dove cazzo scendo? Qui c'è anche un manifesto da strappare, ma non si può. Allora, ciao, uno. Le gambe, ok. La cassa l'abbiamo trovata subito. E dove esco sto? Oh, sì. C'è nessuno, no. Quindi abbiamo... Ehi tu, fermo! Dove cazzo sono? Oh Cristoforo Colombo, dove sono? Cioè, ma davvero credete di potermi uccidere? Cioè... Ricarichiamo sempre. Quello è il fratello di Gollum, ma non ci interessa. Palpiamo. Abbiamo una bellissima torre lì, però adesso un mezzo di trasporto qui vicino, non so. Animali, animali, vediamo qui che animali ci sono. Il tapiro. E vediamo invece cosa ci serve. Volevo andare a caccia, fai date.
Fondina già a 2 su 3. Macaco, no? Maiale non lo trovo. Il cinghiale. Vabbè, andiamo a cacciare cinghiali per questo. C'è uno spostamento rapido da qualche parte? No. Andiamo direttamente qui. E si va a caccia, ragazzi. Il Mark 4, va bene. Prendiamo le cose che non ci servono. La foglia bianca attualmente la vendo perché non la utilizzo. Poi magari in futuro ci penso. Allora, ecco, voglio il mio arco. Mezzo di trasporto più vicino, mi dia questo. Ok. Allora, ci servivano scimmie e tutto ciò che... e cinghiali. Andiamo qui. Ragazzi, più tardi, se ce la faccio con i tempi, pubblicherò il primo episodio di Resident Evil Remastered. Sarà un episodio spettacolare. Cazzo. Ma io salto da qui perché non ho paura di niente. Non ci salto, ma non ci così senza paura. Sono sti maiali, cinghiali. Ah, non lo so che cosa. Ammazziamo questo di qua. Proprio alla schiena. Posso andare a caccia, che avevo detto che facevo un episodio di caccia, invece non me lo stavo facendo fare più. Ok, ammazziamo pure questi, non so cosa so. Cioè, bella cagata. Ok, un pollo l'ho ammazzato. Palpando il pennuto si è scuoiato da solo, ma sono dettagli. Stavo cercando il cinghialozzo. Lo devo trovare, non mi interessa. Porcellini, dove sei? Ho visto qualcosa. Eccolo lì. Ragazzi, abbiamo trovato il nostro cinghialo. E sono ben due. Mettiti così. Così. Headshot al porco. Vediamo. Bella cacata. Non è vero. Ma lui sì. No, manco questo. Cioè, figure di merda a non finire. Ok, uccisione netta. C'ero tutto carico, gasato, tipo. Adesso facciamo la proagine pure, invece no, figura di merda. E non fu. In des. Non è. Ok, questa adesso è diventata personale, ma non ci interessa. Oh, è più semplice col mirino di gioco normale che con quello... non scogliato.
Prendi il fucile. Fucile. Cioè, guarda sti figli di bottana. Vabbè. Cioè, pensavo di morire per via di una tigre o qualcosa del genere. No, è una cazzo di volpe. Dividetevi e no, cercatelo! Sparate a chi vi sembra sospetto! Amorici! C'era qualcuno? No! Sono sicuro! Cazzo, dammi la mia. Cazzo di uccello matto! Ce ne uno alle spalle, alle spalle! Cioè uno nemmeno può cacciare che già ti rompono i coglioni. Questa maialina già... Ah, non l'avevo sfogliata, vabbè. Più davanti. Uff, morto. Tranquilli ragazzi che il prossimo episodio sarà molto più movimentato, anche perché riprenderemo a fare le missioni principali. Allora, cosa possiamo potenziare? Questa è il kit string. Ah, con quei due castori, lupi, volpi, che cavolo erano, borsesche. Anche le munizioni. I rinoceronti. Il maiale non lo trovo. Ah, anche quella di lupo tibetano. Potenziamolo pure. E di nuovo quella di tapiro. Cioè, sono arrivato quasi al massimo. Il kit di sling. Adesso voglio potenziare il mio borsello. E andiamo a caccia di scimmie. Prendo in prestito la motoretta. Andiamo. Bella cazzata, eh. No, attenzione. Albero. Alberus. Che cazzo vuole questo? Vediamo. Affanculo, aiuto, aiuto, e poi non ci dà un cazzo, vabbè. Qui c'è un altro tapiro. Uff. Ok, qui il gioco mi trolla, ma vabbè. Dov'è? La scimmia, ragazzi. Cioè, le scimmie che sono più piccole le ho prese. Il cinghiale che era più grande di me, no, vabbè. Sono sicuro che il polletto lo ammazza, il polletto, ma lui no. Attenti! Aquila! Aquila! La sparano agli uccelli. Cambio caricatore! Copritemi! Eccoli la scimmietta. Dov'è? Colpo da maestro, ragazzi. No, faccio così. Cioè, bella. Oh, ma sto diventando orbo o cosa? Amorici. Guardate qua la pro agile. E quando mi ci metto di impegno faccio le migliori figure di merda.
la scimmia l'abbiamo killata. Vediamo cosa possiamo costruire. Il portafoglio. Adesso ci vuole per fare un portafoglio di rinoceronte, di pelle di rinoceronte. E la pelle di maiale che non troverò mai. Qui ci sono maiali. No. Sherpa. Andiamo qui. Può essere che maiali, che è la cosa più comune in tutto l'universo, non ce ne so. E vabbè. Allora, la torre è stata liberata, non ce ne frega assolutamente niente. Lì c'ho un manifesto. Allora, sarà quello il nostro prossimo obiettivo. Così termino anche questo video. Bene o male vi ho fatto vedere alcune dinamiche di questo gioco. Non sono tutte, però mi aspettavo il fattore andiamo a liberare le torri molto più difficile. Cioè, se ci vado direttamente con l'elicottero è una cazzata assurda. Ah, è questo. Cosa possiamo vendere? Gomma. Sì, vabbè, cazzate varie. Vendi slot. Spero che la merce ti torni utile. Non mi dite ci devo andare a piedi. Non mi dite ci devo andare a piedi perché sblocco. Vabbè, prendiamo questo veicolo. Liberiamo qua al posto. Maiali non se ne trovano. Cioè, ci sono gli animali più strani del mondo. Alcuni non li ho nemmeno sentiti mai nominare. E poi quando vado a cercare la cosa più semplice, un maiale. No, no, no. Mi serve l'auto, mi scusi signora, l'auto. Cristoforo, okay. Colombo. Vieni. Ci deve andare a piedi. Andiamoci a piedi. Io vado a piedi. Ah no, va a piedi, a posto. Hai capito che mi dove. Che cazzo faccio? Vi mettete in mezzo ai coglioni, che cazzo. Attenzione, attenzione, un animale. Non l'ho vista. Evento karma, salva gli ostaggi. Andiamo a salvare gli ostaggi. Dove sono? Ecco qui. Bloccati. Merda, merda, merda. Se sal... Se non era per te, non so come sarebbe andata a te. C'è tanto. Mi ero tanto emozionato. Alla fine. Si è fatto ammazzare da solo, vabbè. Il cagnolino. Scusate. Con quelli che è perita questa cosa. Non siamo così crudeli contro di me. Noi stiamo giocando di merda. Cioè, cosa è successo? Cioè? Non l'avevo spostato questo furgone di merda. Cioè, mi sono bloccato qui. Vaffanculo. Occhio! Assurdo. Questo non lo sa, lascia i freni da dove? Maledizione. Beh, mi aspettavo missioni più avvincenti. Oppure alcune tipologie di missioni molto più avvincenti. Per esempio questi eventi karma spuntano sì alla cazzo di cane, però volevo che ci fosse un po' più di azione. Forse perché sono all'inizio, però vabbè. Abbiamo liberato. Abbiamo tolto il manifesto, quindi termino questo video. È stato per lo più, diciamo, un tutorial su alcune dinamiche del gioco. Ho fatto vedere anche le abilità e le mie armi. Quindi ci vediamo alla prossima. Commentate, iscrivetevi e lasciate anche un bel mi piace. Ciao a tutti ragazzi.